Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Genan e oggi siamo tornati su Minecraft, nella modcraft. Nello scorso episodio ci avevano lasciati che avevo finito il magazzino. Ho riordinato tutte le chest con gli item frame e oggi andremo a costruire la fornace automatica. Questo non sarà un video tutorial perché il tutorial sulla fornace ve l'ho già portato. Ho già scavato la stanza dove vorrei inserirla. Allora, per fare questa fornace ci serviranno rotaie, redstone e delle fornaci essenzialmente, e anche degli hopper. Allora, prima di tutto devo fare un test, ragazzi. Devo controllare. Ok, lo devo fare in questo senso. Potrei anche... non lo so, questa stanza è grande, quindi magari posso fare due file di fornaci, ma per adesso ne faremo solo una, poi magari off camera ne faccio un'altra. Comunque vedrete magari velocizzato poi tutto il processo di costruzione, perché ripeto, questo non è un tutorial, perché il tutorial l'ho già fatto. Ok, non pensavo di dover ampliare così tanto la stanza perché non mi ero fatto questo calcolo dell'orientamento delle rotaie, perché non voglio che si uniscano, perché sennò poi è un casino. Quindi 7, 8, 9, 10. Ok ragazzi, allora quasi quasi posso fare anche così. Praticamente cosa voglio fare? Le fornaci le metto a partire da qua, quindi mettiamo tutte le rail così. Qua possiamo fare a meno anche di questa. Mettiamo questi hopper e credo che dovrò ampliare anche qua dietro la stanza. Ok, si è distrutto il piccone. Credo che sia il momento anche di farsene uno in diamante. I diamanti ne abbiamo un po', quindi perché no? Finora non abbiamo avuto neanche uno. Sono andati pure nel Nether senza piccone di diamante, perché ragazzi, ci ho andato con l'ossidiana trovata nei vari villaggi. E siccome ho la mod dei villaggi, io ne ho trovati ben 40. Ok, ora dobbiamo piazzare le rotaie. Ok, poi piazziamo un blocco qui e facciamo così, e poi questo lo dobbiamo allungare di 1, 2, 3, 4, questo qua di 2. Qui poi si va a fermare e a sto punto magari mi faccio un passaggio da qui per poter venire qua dietro, perché poi sotto questa rotaia ci deve stare un hopper e poi lì ci sarà una chest. Poi devo fare ovviamente il circuito di redstone. Perfetto. Mi sono dimenticato di prendere delle rail e mi devo craftare altre powered rail. Allora, mi sono craftato pure i minecart, così sono a posto. Allora, questo va messo qui. Questo va messo ancora qui. Uno lì e questo così. Ora qua chiudiamo, qua no, devo chiudere qui così, un minecart qui e uno qui. Allora, ora mi serve una leva. Se io la metto qui, no,
non fa niente. Qui fa partire solo quello. Quindi ok raga, ho fatto dei test, ho trovato diciamo la posizione finale e credo che sia questa qui. Allora, adesso vi mostro un po' il funzionamento. Allora, praticamente io metto la cobblestone qui, che è l'unica cosa che posso cuocere, che ho nell'inventario. Non riesco bene ad accedere alla chest. Questo può essere un piccolo problema. Vabbè, vi posso accedere da dietro, poi sistemerò il tutto, se me ne ricordo. Metto il carburante qui e tiro la leva. Qui ho messo un pezzettino di redstone e partono. Poi ovviamente sarà tutto da abbellire. E ovviamente se io metto una roba del genere qui, proprio in questo modo, il segnale farà il giro e poi partirà da solo. Ho modificato, qui ci ho messo una rail così poi parte da solo quando ci sia qualcosa di cotto. Qui è vuoto, qui è vuoto, qua ha distribuito tutto diciamo in maniera equa e quindi poi qua arriverà tutta la roba. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per le solite lasciare un mi piace qui se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate qua sotto scrivendo qualsiasi cosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!